Ale! Vieni! Vieni a vedere la TV? Sì, dai! Chiudi gli occhi, non guardare, Ale. Gli occhi chiusi, non guardo. Ok, ma per sicurezza, siediti sul divano. Se lo trovo. Ok, perfetto, benissimo. Che cos'è? Aspetta che vengo con te. Eccomi qua. Sì. Il telecomando è pronto. Apri gli occhi, Ale. Finalmente. Via. Ciao, Ale. Ciao, Davidino. Indovina che cos'è questo? No, il mantello dell'invisibilità di Harry Potter. È proprio lui. Ma la cosa bella, guarda, è che funziona. No. Sì, divento invisibile. Si vede solo la mia testolina. È meraviglioso. Vabbè, è troppo piccolo per te. Non ci stai, va bene a me. Ti piacerebbe, vero? Anche perché puoi sparire completamente. No. Hai visto? Funziona. E voglio io averlo. Prima però devi riuscire a trovare tre sorprese. Questa è la numero uno. La vedi? Sì. Non la vedi più. La vedi? Sì. Non la vedi più. La vedi? Sì. Non la vedi più. Ma dove più. Vai? Anche se corro, anche se mi giro e scompaio. Ora la nasconderò in questa stanza. Sei partito? Non dove? Posso dirti niente. Ma non posso dirti niente. Vedo delle ombre, però sì. Non vedo niente dietro. Cioè, boh. Non vedi che sposto le cose? No, è incredibile. Oddio, però... posso vado dall'altra parte? Sì. No, mi hai imbrogliato. Che ti ho imbrogliato? Capperi. No. Eccomi qua. Secondo te, dove l'ho messa? Non lo so. Corri a cercarla. Ciao. Buona ricerca, Ale. Grazie. Io comincio da qua, perché alla fine tu sei venuto qua. Prova a controllare. Stantina. Che c'è? Niente. Ah. Allora direi che devo muovermi di qua. Sì, mi sembra la scelta giusta. Vai, io ti seguo. Sono andato sopra, sono andato sotto. Dove sono andato? Che bello che essere invisibili. Era piccolo, però. Sì, la prima è piccolina. Torna sui tuoi passi, Ale. Torno sui miei passi. Sì, non guardare solo traverso, guarda anche sotto. Suggerimento. Ma da! No! Sì! Troppo invisibile. Per l'occasione, Ale, c'è il mini tavolo di unboxing. Che prima però devi fare il giro di pacchettino. Prova. Apriamo, sono troppo curiosa. Poi dico, se c'è il mantello dell'invisibilità di Harry, forse. Forse le sorprese. No. Sì, sono le spillette di Harry Potter. Sono super cute. Meraviglia. C'è Hagrid, Dobby, il cappello parlante, Harry Potter. Harry Potter veramente. Hedwige, gli occhialetti di Harry Potter. Sì. E la saettina. Devi indossarle tutte. Tutte? Sì, e poi riaccenderemo la televisione. 1, 2, 3, 4, 5. Sono Hagrid. 6. Dobby sono. Io sono il cappello parlante e dico che sei 7. Bravo. E 8. E allora posso farti ripartire la TV? Sì. Ciao Ale! Ciao! Siamo in camera da letto questa volta, come vedi, e nasconderò qui la prossima sorpresa. No! Questa volta è più grande, la vedi? Sì, bella! Non la vedi più? No! Ora andrò a nascondertela e tu dovrai trovarla. Va bene, sii buono però, mi raccomando. Mi sto muovendo. Guarda che roba, ma è incredibile. Hai visto? Ma funziona benissimo. Sono sopra il peluche. È un po' di alone, ma è una cosa incredibile. Ho avuto un... Si è inclinato. Voleva sbirciare. Anche lui. Sì. Qualche volta si vede. No, ma incredibile, si vede lo stesso. Eccomi. Eccoti. Secondo te, dove l'ho messo? Non lo so. Ciao. Ciao. Vai a cercare? Ah, c'ho un pacchettino! Ma no, Ale! Non funziona! Non hai la bacchetta! Allora, io... Ah, sapevo che andavi a controllare sotto i nostri peluche! Allora, se non ricordo male, c'era una specie di... Sì, di alone! Che girava qua intorno! No, lì! Beccato! Già beccato! Andiamo allora al mini tavolo di unboxing! Questo è mio! Sì, va bene! Giro di scatola! Cosa troverai qui all'interno, non lo Ale? Non so proprio! E non troverai proprio Harry Potter! Cos'è? Perché troverai Harry Plopper! No! Sì, deve andare in bagno! Oh, poverino! Mi fai pena, povero! È un Hagrid, sono delle parodie fatte sempre dalla MGA, dagli autori delle LOL. In questo caso Harry ha fame e deve mangiare e poi dovrà andare a fare pim pim.
o meglio plop plop. Avevi ragione, uno dammi da mangiare, due shakerami, tre fammi fare la cacchina. Lui mangia gli Squirtit, cioè come sempre, come capita anche nei pupsi, sempre fatti dalla MGA che fa le lore, fa anche i pupsi, abbiamo del cibo anche quello in parodia. Guarda che forma hanno! Ale, il tema è sempre quello, non si scappa! Eccolo qua! Chissà se c'è Mirtilla come nei bagni di Hogwarts. È un po' sofferente, poverino! E assieme a lui arriva il signor Vater, che è trasparente e ci aiuterà a fare lo slime. Ma Ale, apri bucket! Sì? Dai che sei la prima! Forza, forza, forza! Eccolo qua! Qua abbiamo tutta la collezione di personaggi Angry's! C'è Toilet Story con gli alieni. Poi c'è Splatterman. Che schifo, The Walking Dookie. Io adoro The Walking Dead. Guarda, c'è anche Buzz Tutear. Scappa veramente a tutti, anche a Hulk. E poi ci sono personaggi di videogiochi, Tartarughe Ninja, veramente. C'è anche Chewbacca. Ma si chiama Chewbacca? E gli piace il pollo fritto. Diamo una rapida occhiata alle istruzioni, perché adesso lo facciamo dal vivo. Guarda, ci sono anche le stelline. Per prima cosa apriamo il contenitore di cibo, in cui troviamo una pallina che serve a mescolare. La shaker, la pallina mixer. Forbici per piacere. Arrivano, Ale. Tagliuzziamo e inseriamo sia la decorazione dello slime che la magica polverina che stile Pupsi troveremo nella bustina dorata. Verso. C'è anche la pallina? C'è. Eccola là in fondo. E shakerò. Bye. Dai che Harry Plopper è affamato. Intanto io, Ale, gli ho portato da bere. Bravo. Perché dobbiamo dargli acqua fino al livello indicato nel water. Occhio, si riempie. Ci sono. Hai sete, Harry? È burro birra? No, non direi proprio. Guarda che bella linguetta che è, Harry. Sì, è anche morbidosa. Tieni. La versiamo tutta. Sotto si travede il meccanismo che serve a fare... Ci siamo capiti. Sei soddisfatto? No, fame. E allora vai. Versiamo la polverina con tanto di pallina. Tieni, mangia, Harry, mangia. Tutti i gusti più una. Ale sta già facendo la pipì. Chiudi la pipì. Bocca, veloce. Chiudi. Adesso Ale shakerano per un minuto. Mi scappa. Per fortuna che abbiamo il water. Attenzione. Adesso bisogna far sedere Harry sul water alzando la sua gambetta. Ma quanta l'hai fatta, Harry? È proprio Harry Plopper. Mi sento molto meglio. E abbiamo scoperto che la fa Viola. Adesso dobbiamo aspettare una decina di minuti perché si riprenda. E poi testeremo l'Harry Plop. Ale, ma no, è sporco anche lì. Ma scusa, hai notato la cicatrice com'è fatta? Non ci credo. Sono cacchette. Sono passati 15 minuti. E tu vai a toccare, Ale. Sì, no. La cacca di Harry. Ha un aspetto gelatinoso. Sì. Eccolo qua. Ecco lo slime Harry Plopper. Con tanto di stelline magiche. In effetti ricorda molto i Pupsi. Posso chiederti, Ale, se odora o profuma? Devo proprio? Devi proprio. Di slime. Dove vai? E volevo sbucare dallo slime. Ma sei pronta, Ale, per la seconda sorpresa? E aspetta che Harry è un po' affamato. Tieni, mangia. Torniamo alla TV. Ciao, Ale. Siamo alla terza e ultima sorpresa. Eri, ciao, Davidino. La sorpresa questa volta è grande così. Ma riuscirò lo stesso a nascondertela. Ma no, ma la trovo, sì, così grande. Divento invisibile. Non la trovo più. La vedi? Sì. Non la vedi più. No. Io vado di qua e vado di là. Fantasma che si muove. Ma non vedo dove la metti però. Ogni tanto esce il mio piedone. Potrebbe essere di qua, potrebbe essere di là. Come sei messo? Invisibile. Viene qualche sospetto? Ma sì, nel senso che boh. Ai, forse qualche sospetto. Però non so, potrebbe essere anche tutto un imbroglio. Non lo so, non si capisce niente. Buchi? Nascosto. Eccoti. Buona ricerca. Io ti saluto. Ciao. Ciao. Vai, Ale, andiamo. Vado. Questa volta mi sono attrezzata. Hai preso la bacchetta, Ho un forte sospetto. Accio pacco. Cos'è successo? Però mi tira la bacchetta. Mi sta tirando la bacchetta. Ale, tu prima mi hai visto. Mi sta tirando la bacchetta. Eccolo. L'ho trovato. È il super pacco. Andiamo ad aprirlo. Andiamo. Questa dimensione mi fa sospettare qualcosa. Ale, tu ti ricordi bene. Ma prima giro di scatola. Perché nella caccia a sorpresa di Harry Potter dell'anno scorso tu avevi aperto l'edizione 2018. Questa è l'edizione 2019 del calendario dell'avvento Funko di Harry Potter. Mi
dice qualcosa questo. Guarda che eleganti. Sì, quest'anno si va al ballo del ceppo. Io lo spingo. Io lo prendo, eccolo qua. Harry Potter. Na 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 na, na. Che spettacolo. Siamo nel castello d'inverno e le scritte sono dorate dall'1 alla 24. Da quale iniziale? Dall'1, ovvio. Giusto, vai. Vediamo chi c'è. Secondo me iniziamo proprio da Harry Potter. Ma è tutto elegante. Eccolo pronto per andare al giro del ceppo. Ma no, al ballo del ceppo. Oh, scusa, il giro del ceppo. Mi sono confuso col nostro giro giro. Vedo del rosso, quindi sospettoso. Weasley, sì. Come diceva qualcuno. Guarda qua, Ginny. È Ginny. Parto da dietro perché guarda che acconciatura. È veramente bellissima. Gira, gira. Eccola che qua. Dolce che è. Guarda anche le lentiggini. E il braccialetto, sono fatti veramente bene. Al numero 3 troviamo bionda. Vedo biondo. Flair Dracroix. Ma se da davanti è bella, guardate che spettacolo dietro. Ha gli orecchini, la decorazione sui capelli. Guarda che acconciatura, le pieghe del vestito, le spalline. Sono la più carina. Siamo in pieno calice di fuoco. Chi ci sarà nel 4, mi Ale? Sa di non sì. Vedo. Ma è Victor Krum. Lui è campione di Durmstrang e va al ballo con Hermione. Vediamo nel 5 chi c'è. La McGranit. Che ha cambiato nome nei libri nuovi, ma noi siamo affezionati al nome McGranit. Potter, hai messo il cravattino? No. Ti aspetta un compitino in più? Vedo dei capelli molto scuri. Un po' unti e Piton. Potter, mica avrai messo i calzetti bianchi? Peccato. 50 punti in meno per Grifondoro. 7. Arrivo, Ale. È caduto qualcuno? Ta-da! Karkaroff. Lui è il preside di Durmstrang ed è convinto che Krum vincerà il calice di fuoco. 8. Chi c'è, Ale? Sei rosso. Weasley. È Weasley. Giorgio Fred. Fred e George. Chi lo sa? Ma ci sarà anche l'altro? Nel 9. Vediamo. Apri. È rosso. Sì, sì, mi sa di sì. Vediamo quanto sono uguali. Cambia un po' il ciuffo. Quindi secondo voi chi è Fred e chi è George? Scrivetecelo nei commenti, sinistra o destra. Numero 10. Chi è? Vediamo. Elegante. Wow, è una delle due gemelle. Patil? Sarà Kali o Padma? Io andrei a aprire l'11. Lo apro. C'è l'altra gemella? Sì, coi vestiti diversi, guarda. Questa è Kali perché nel film Kali barra con Harry ed ha il vestito rosa. Mentre Padma balla con Ron e ha il vestito arancione. 12, Ale. Sempre al ballo siamo? Sempre una fanciulla, ma è ciò. Anche qua bisogna fare un giro giro perché guarda l'acconciatura, la farfallina, il vestito. I capelli sembrano veramente mossi. Ciò sei carinissima. Al 13. Sì, Ale. Chi troviamo? C'è? Mi sa che è Madame Maxime. In effetti è leggermente più grande degli altri personaggi e su qualche fanco purtroppo c'è qualche sbavatura di vernice. Faccio il giro giro. Guarda le unghie anche però, Ale. Sono dipinte. Nel 14. Chi è, Ale? Ma è Gazza. No. Tanto di Mrs. Purr. Ma Mrs. Purr è piccolissima. Potter, hai lavato le mani prima di mangiare le patatine? No. Fila. Nel 15 troviamo un rosso. Ma è in Weasley. Realtà mancherebbe Ron. E allora eccolo qui. Lui è col suo vestitone di seconda mano. Che non voleva. Povero. 16. Malocchio. E il suo occhio è sempre un po' inquietante. E gli hanno fatto anche le cicatrici. Al 17. C'è Ale. Silente. Che per il ballo del ceppo indossa questo elegante cappellino. Ve lo mostro anche dall'alto. 18. Mentre Ron è a testa in giù. È l'unico che non sta in piedi. Vediamo chi c'è. Cedric. Lo mettiamo vicino a Cho perché vanno al ballo assieme. Al 19. Ultima riga. Vediamo chi c'è. Neville. Anche lui molto elegante e nella stessa posa di Cedric. Gemelli. Al 20. Vedo biondo. Vedo biondo. Vedo, vedo Draco. Draco. È il terzo gemello di posa. Ma no, anche lui sta così. Sembrano una boy band. 21. Chi c'è, Ale? Chi manca? Manca qualcuno tipo Hagrid. Mai visto Hagrid così elegante. Aspetta che gli mettiamo vicino Madame Maxime. Così contento. E anche lui è un po' più alto degli altri personaggi. 22. Manca poco. Chi c'è? Di nuovo rosso. Un altro Weasley. Ah, è sempre Ron. Qui lo vediamo senza giacca. Con giacca. Senza giacca. Giacca. Con giacca. Senza giacca. E mentre l'altro Ron è sempre a testa in giù, chi c'è, Ale? Hermione. Guarda, sembra stia ballando veramente. Acconciatura spettacolare. Guarda che dettagli. Mi spiace per Fleur. Mi piace per Cho.
ma veramente la più carina. Anche il vestito non è niente male. Va al ballo con Victor. Chi sarà l'ultimo personaggio? Harry. Anche lui senza giacca. Con giacca? Senza giacca. Con giacca? Senza giacca. Potter, hai tolto la giacca. 100 punti in meno per Grifondoro. No. Cosa dice Ale allora del calendario edizione 2019? È bellissimo poter ricreare il ballo del ceppo, che è una delle scene più belle. I dettagli degli abiti e delle acconciature sono veramente fatti molto molto bene. Peccato che alcune pose si ripetano identiche. Con anche personaggi che ritornano due volte. Magari si poteva fare un piccolo sforzo e aggiungere nuovi personaggi. Scusa, posso provare adesso il mantello? Sì, Ale, sei stata brava e hai trovato tutte e tre le sorprese. Io sono già pronta! Anch'io, Ale! Ho messo il telefono sul cavalletto come richiesto dalle istruzioni. Ho scaricato l'applicazione gratuita che arriva con un codice del mantello e seleziono il mantello. Ora, Ale, devi sparire dall'area. Ok, mi lasci ingombro il set. Io schiaccio, posso fare una foto, posso fare un video, posso scegliere se fare un conto alla rovescia per prepararmi e posso scegliere la durata del video. Registro. Vai, Ale, avvicinati. È come un green screen. Vedi solo la testa? Sì, Ale, vedo solo la testa. E in questo momento, che forza, sta registrando. E posso salvare ovviamente il filmato sul rullino del mio telefono. Ale si nasconde. Prova a farlo completamente come ho fatto io. Via! Sembra che tu non ci sia, quando in realtà sei quella cosa lì. Ciao! Il mantello quindi ovviamente funziona solo con l'app ed è questo qui, ragazzi. L'abbiamo trovato su Amazon, vi mettiamo il link in descrizione. In dotazione nella confezione, così ho fatto anche la rima, c'è anche un piccolo cavalletto, proprio piccolo, praticamente un Poggia smartphone, che permette di girare video in verticale. Ale, ti è piaciuta la triplice sorpresa con mantello? Super! Tieni qua un po'. Facciamo il nascondino di coppia! Ma non ci siamo? Ma sì! Eccoci qui! Fateci sapere, ragazzi, il sondaggio qua sopra, nei commenti qua sotto, la vostra sorpresa Harry Potter preferita. E se questo video vi è piaciuto, mettete un pollicione! Iscrivetevi, ragazzi, al canale YouTube GBR per non perdervi i prossimi video. Ma vieni fuori! E scaricate l'applicazione GBR, perché da gennaio 2020 i canali YouTube per bambini non avranno più le notifiche, quindi sarà l'unico modo per sapere quando esce un nuovo video GBR. Ciao!